Grazie Luca, eccoci in diretta dalla sede della Teate Basket con il presidente Gabriele Marchesani che ringrazio. Presidente, buon pomeriggio. In diretta al TG8 per commentare, abbiamo detto nei titoli, questa striscia di Piero Coen, 10 successi su 11 panchine a Chieti. E diciamolo subito, adesso in città si sogna in grande. Ma innanzitutto voglio ringraziare di nuovo il nostro coach che ha fatto veramente un lavoro molto importante. Oggi possiamo veramente dire che è ufficiale questo secondo posto. Chiaramente in 11 gare ci sono state 10 vittorie, l'unica sconfitta con Sanseverino, però avevamo due mancanze. E chiaramente poi sarebbe anche bello rigiocarsela questa partita con Meluzzi e con Migliori. Grazie a Coen, grazie al pubblico di Chieti che oggi sinceramente può sognare ed è giusto che sogni. È giusto che sogni e il Presidente si sente di promettere, noi proveremo subito a fare qualcosa di grande, intendo il salto di categoria. Innanzitutto il salto di categoria io lo avevo pronosticato già a settembre, il giorno della presentazione, anche non conscio un po' di tutte le situazioni delle squadre che comunque completavano, diciamo, il nostro girone. Oggi voglio dire che alla base di tutto ci sarà un rafforzamento, un ampliamento della base societaria. Ancora? Assolutamente sì, perché non si finisce mai di rafforzare le società, le basi economiche, perché poi sono quelle che ti danno sostanza e ti danno anche progettualità. Quindi questo avverrà a brevissimo. E chiaramente poi con questo ampliamento della base societaria potremmo dare il là anche a delle cose molto molto più Un importanti. segreto che ci può anticipare? Qualcosina? No, no, diciamo di personaggi importanti che navigano già, girano già nell'entourage della società e persone che sono comunque al centro dell'imprenditorialità di Chieti. Un nome che entrerà in società. Ma adesso non lo dico perché ci sono più di un nome, c'è più di una persona, quindi è un fattore molto positivo. Basket giocato, dicevamo di questa striscia importante con Piero Coen, secondo posto ad oggi ufficiale perché comunque avete un 2-0 con Fabriano nello scontro diretto che in classifica Vulsa vi mette davanti a tutti. Dove vuole arrivare Chieti, Presidente? Io l'ho sempre detto, in A2, speriamo quest'anno, ecco, innanzitutto noi sogniamo e ci godiamo la classifica giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. Intanto adesso abbiamo l'impegno di domenica a Campli che non dobbiamo sottovalutare, che comunque sia, è un impegno che comunque dobbiamo vincere anche per rafforzare e consolidare il secondo posto e dopo ci giocheremo tutto nei playoff. Io confido molto nella nostra squadra, è un organico molto competitivo e quindi noi ci dobbiamo, abbiamo l'obbligo. Obbligo di crederci. Entro il 28 febbraio arriverà un'altra bella ciliegina. Ma adesso dai, non è importante, ecco, questa ciliegina, te l'ho anticipato prima, la cosa importante è, ecco, consolidare ancora di più la società. E un grazie che immagino lei voglia ribadire al pubblico perché l'ho detto a caldo subito dopo la partita, vinta. Ormai lo dico sempre, da inizio stagione, un pubblico, come dici anche tu, di categoria superiore, è un pubblico che merita tanto. Grazie al presidente della Teate Basket Gabriele Marchesani, è proprio tutto con una Teate Basket che sogna sempre di più al secondo posto nel campionato di Serie B Girone C. A te Luca.